quello che state vedendo è un semplice pasto frugale che i monaci consumavano nei refettori dei conventi nel XV secolo. Cenare significa consumare un pasto insieme. Il termine deriva da cenaculum, cenacolo appunto. Per cenacolo si intende anche la stanza dove Gesù Cristo consumò l'ultima cena insieme ai suoi apostoli, durante la quale istituì il sacramento dell'Eucarestia e annunciò la sua imminente passione, a causa del tradimento di uno dei 12 apostoli. A Firenze esistono numerosi affreschi monumentali col tema dell'ultima cena, anche se in realtà il cenacolo più famoso è quello di Leonardo da Vinci in Santa Maria delle Grazie a Milano. Rappresentazioni di questo genere erano comuni nei refettori dei conventi, dove monaci e monache consumavano insieme il pasto. Generalmente era incaricato settimanalmente un monaco della lettura e lui digiunava mentre leggeva passi evangelici ai confratelli, in un nutrimento sia dello spirito che del corpo. Spesso queste rappresentazioni erano completate da altri episodi evangelici, come la crocifissione, la passione e la resurrezione di Cristo. Temi che via via andarono scomparendo nel corso del 400, per lasciare spazio alla semplice mensa di Gesù con gli apostoli. Solitamente la stanza dei refettori era rettangolare. Nel 300 il soffitto era a capriate, mentre nel 400 divenne a cassettoni e poi a volte. Nel 500 addirittura non vennero più realizzati affreschi direttamente su parete, ma vennero fatti dei pannelli monumentali, che vennero applicati generalmente nella parete opposta alla parete d'ingresso. Il gruppo dei principali attori del dramma sacro sono Gesù, Giovanni, Giuda, Pietro, San Tommaso e tutti gli altri apostoli. Generalmente su queste principali figure tutti gli artisti si sono cimentati nel rappresentare la gamma di espressioni e sensazioni reciproche che vanno dallo sconforto all'interrogazione al dubbio di sé. Gli artisti si ispirarono generalmente al Vangelo di Giovanni, trovandosi d'accordo sugli episodi salienti, come quello dell'annuncio del tradimento ai commensali, l'accurata domanda reciproca «Sono forse io, Signore?» e la risposta sull'identificazione del traditore data da Gesù, colui che intingerà con me un pezzo di pane nel catino. Il cenacolo di Santa Croce fu realizzato nel 1340 da Taddeo Gaddi. Esso è composto da 6 scene, un grande complesso di affreschi con al centro l'albero della croce. Giuda è rappresentato di schiena, isolato dal resto dei compagni, per essere individuato immediatamente. Questa è una tradizione consolidata che verrà spezzata solo da Leonardo. La figura di Giuda è allungata nell'atto di inzuppare il pane nel catino comune davanti a Gesù, mentre San Giovanni è sdraiato sulle gambe di Cristo, in atteggiamento di grande familiarità. Il cenacolo di Santo Spirito venne realizzato nel 1370 da Andrea Orcagna e fa da contorno alla crocifissione che domina però l'intera parete. Bisogna arrivare al cenacolo di Santa Apollonia del 1450 circa di Andrea del Castagno per avere il primo cenacolo in stile rinascimentale, sovrastato anche questa volta da episodi della crocifissione, deposizione e resurrezione. Andrea del Castagno rappresenta una finta stanza realizzata con un sapiente uso della prospettiva. Minimi dettagli sono curati, come le tegole e le lastre del pavimento. Viene eliminato questa volta il didascalico gesto di Giuda di inzuppare il pane, sostituito però da un'espressione malinconica e pensosa del traditore. Il cenacolo di Badia de Passignano, nella zona di Tavarnelle Val di Pesa, è del 1476.
Fu realizzato da Domenico Ghirlandaio col fratello Davide e rappresenta il primo di una serie di tre cenacoli. Giuda in questo cenacolo dà la schiena allo spettatore per sottolineare la sua negatività, è la posa infatti questa delle persone empie. Il cenacolo di Ogni Santi, sempre di Domenico Ghirlandaio, è del 1480. Qui abbiamo una mirabile resa di tutte le emozioni. Il cenacolo di San Marco del 1482 è il terzo cenacolo appunto di Domenico Ghirlandaio. Qui un altro elemento, il gatto accanto a Giuda è il simbolo del malvagio. Nel cenacolo di Foligno del 1495, realizzato da Pietro Perugino, Giuda ha un sacchetto di monete in mano, ricevute in cambio del suo tradimento e per questo lo si identifica. Arriviamo adesso ai cenacoli cinquecenteschi, come quello della calza del Franciabigio, realizzato nel 1514, dove Giuda fa cadere lo sgabello, e il cenacolo di San Salvi di Andrea del Sarto, realizzato tra il 1519 e il 1527. Entrambi i cenacoli sono influenzati da quello di Leonardo da Vinci. Infatti lo vediamo sia nella figura isolata di Cristo sia nel gesticolare degli Apostoli. Ma del cenacolo di Santa Maria delle Grazie a Milano parleremo in una prossima curiosità d'arte. Vi aspetto alla prossima puntata.